Ciao a tutti amici di Sweet Tomannesa, siamo tornati al pacco Shin. Ho cambiato location ma il pacco è sempre Shin, o Shane. Questa volta non sono molto soddisfatta dell'involucro, dell'imballaggio. Qui addirittura notiamo un foro, speriamo che sia tutto sano. Io infatti da questo foro estraggo uno stampino a forma di cuore che doveva essere per San Valentino, ma è arrivato adesso. Sono due cuori che si incastrano. Quindi questo potevo perderlo. Questo è per fare i biscotti a forma di cuoricino. È anche un po' ammaccato, eh. Non sono molto soddisfatta questa volta di come me l'hanno mandato. Vediamo, non ho mai fatto il reso a Shein. Si va con l'apertura del pacco. Devo stare attenta a non tagliare la roba sotto. E vado. Già vedo cose che riconosco, eh. Allora, questi sono due cosine uguali, sono le foderine dei cuscini che ho preso per il divano dei miei genitori, che tra poco finiscono. E quindi nel divano ci stanno bene. Ora dobbiamo comprare l'imbottitura, eh? E questa è la prima cosa che abbiamo visto. Sempre tutto accurato, Shein, dentro le bustine. E queste le mettiamo qua. Poi qua mi metto la seggiola. Qui c'è una cosina da mettere che è stata incollata proprio a tutto il pacco, guardate qua che lavoro. E la mettiamo dopo. Ci sono anche un paio di scarpe e le vediamo dopo. Fogli, foglietti. Qui speriamo che non sia rotta, perché è la cosa che ci tenevo tantissimo. È tutta ammaccata, eh. È una macchinettina per fare il sushi. La devo studiare perché non so come può funzionare. Vedo che qua c'è è saltato. Insomma, è da montare, ci saranno le istruzioni. E è per fare i magici rullini di sushi. Non c'è nient'altro, quindi boh, no, questa volta non mi è piaciuto, come me l'hanno mandato. Va bene, dopo vediamo come poterla montare. Poi qui ho preso altri stampini per i dolcetti, voglio usarli molto molto presto, eh. E poi oggi è proprio la festa dei gatti e sono a forma di gattini. Sono tutti stampini, guardate qua, non so se si vede bene. Questo è un gatto, questo è un altro gatto, questo è un super gatto ciccione come i miei. E niente, sono qua sopra. Sono per i gatti, ma non contenta, ne ho presi altri. Ero per i biscotti stavolta, eh. Io sono così, vado nella lista dei desideri e poi metto là e alla fine mi rendo conto che parecchi sono cose simili. Infatti questi
dovrebbero essere i stampini dei piedini dei gatti. E ce n'è 4 di varie grandezze. Ci diamo i biscotti, eh? Ho fatto poi da poco il tutorial del trucco e avevo trovato delle ciglia enormi. Questa volta le ho prese un pochino più ridotte, meno volgari. Sono qua. Questo è indietrissimo. Anzi, se dovevo anche aggiungere sulla lista un'altra cosa che poi l'ho tolta, era il copriletto con Babbo Natale. Questi li ho presi perché alcuni li volevo regalare alle mie nipotine. Sono degli orecchini, tutti con i motivi natalizi. Ma qualcuno me lo tengo anche per me, eh? Sono carinissimi! Sono bellissimi. Dopo li guardo meglio. Fuori tempo. Qui ci dovrebbe essere, sempre tornando al trucco, la trousse con il mio segno zodiacale che è il leone. Se riesco ad aprirla. E devo dire che le trousse le mettono veramente protette, cioè, però l'apro tutta rotta. Cioè, bello imballato, questo sì. E questa è la trousse con il mio segno del leone. Ci sono tutti i segni di tutto lo zodiaco e sono delle palette anche per fare un regalino. Magari però bisogna organizzarci per tempo. Ed ecco qua tutti i colori. Siccome il leone è un segno di fuoco e si va molto sui colori caldi. E poi l'oro. Bella, questa ci piace. Questo è pesante. Ah, penso sempre per il trucco. E ho finito proprio oggi la BB Cream della Stenom, che avevo usato nel video del trucco. Mi è arrivato il fondotinta. Ricordate che però io ho anche la BB Cream di scorta, però... Ah, aspettate, c'è proprio... Mi ha incuriosito, ho visto diversi tutorial. È proprio studiato benissimo come fondotinta. Viene sulle 8 euro, mi sembra. Sempre nude. Molto molto bello. Sì, sì, è proprio il mio colore. Buono. Anche questo per un regalo, non male. Con la sua... Dopo, li metto tutto a posto dopo. Continuiamo. Ah, sì. Questo qui... L'avevo già preso nell'altro ordine, ma non ve l'ho fatto vedere. Sono degli utilissimi attrezzini da mettere nella cruccia. E qui ci va un'altra cruccia, quindi risparmiamo il posto nell'armadio. Poi vi farò vedere come.
praticamente questo va dentro alla prima cruccia dove c'è il vestito e qui mettiamo un altro. Ne ho presi 20, anche l'altra volta me ne hanno mandati bianchi. Ci dovrebbe essere altri, dove sono? Eccoli qua, e sono qua, e sono 20. Questo è per lo studio, quando sarà finito. Un cuscino musicale. Mi sono fissata con i cuscini, eh. E anche questo è carino. Poi sono andata alla bigiotteria. L'altra volta vi ricordate avevo preso gli anellini, questa volta ho preso braccialetti. Non mi ricordo, non costano tantissimo. Qui c'è scritto Love. Questo è normalissimo. E queste sono le catene come vanno quest'anno. Alcune delle mie amiche le potranno riconoscere. Sono leggerissimi. Effetto acciaio, ma sono veramente, veramente leggeri. Penso che dobbiamo starci un po' attenti, perché sono molto delicati, però carini, anche per un regalo non male. Ora non li aggancio, ma... Sempre per la mia nipotina Diana, questi li ha scelti proprio lei, sono dei fermagli per i capelli. Intanto un po' come cadono. Diana è la mia amorosa che mi ha fatto con me il video La mozzarella in carrozza. E ora ne faremo presto un altro. Magari gli faccio mettere anche un po' di fermaglini colorati. Sono carinissimi e coloratissimi. Sempre per il trucco ho preso un blush liquido, non un blush in polvere. Dice che questa è una novità. E io spacco tutto. Comunque le confezioni sono veramente belle, eh. Ora non so come si apre. Ecco così. Questa è la spugnetta e questo è il blush che colora la guancia. Ci sono diverse colorazioni. E io mi sono presa un rosa che fa salute. Il rosa della salute, come dice la nonna. Siccome non ho le ciabatte, sono 1000, questo però è un modello che va di moda quest'anno. Il colore mi piaceva da morire e sono delle ciabattine tutte pelose che vanno di moda ora, tutte pelose, morbidose, un po' basse, eh? Un po' basse, però vabbè. Poi questa, che l'avevo messa nella lista dei desideri da... Non pensavo neanche più che ci fosse questa borsa. È una borsettina. Con sole e luna. Proprio una borsettina che è tutta ciombata. Perché me l'hanno mandata tutta un po' ciombata. Tanto la carta. E qui c'è tutto il cordino. Ah, c'è questa che è con i cuoricini, non l'avevo neanche vista, per tenerla corta. E questa da montare col moschettoncino, che è tutto intrecciato. Sole e luna. Era tutto quello che trovo con sole e luna io.
lo devo avere. Bellissima, mi piace, non c'entrerà mai il mio borsello, forse il cellulare sì. Per tutti i giorni mi sono presa questo set giù e sono dei pantaloni della tuta normali col gatto. E penso che siano anche abbastanza caldi. Mi sorprende sta cosa perché l'ultima volta la felpa non lo era tanto calda, quindi. E l'ho presi, sono un set di 3 pantaloni, puoi scegliere i colori. Qui c'è il disegno in fondo del cuore, del battito. E poi neri. E c'è il gattino qua che prende la luna. Questi ne indosserò solo un paio. Li indosserò e vi farò vedere le ultime due cosine. Questo. Un maglioncino tutto tempestato di perline. Molto molto carino e anche molto pesante, me l'aspettavo anche questo un po' più leggero. Bene bene. E poi le scarpe, le scarpe le ho inseguite a mesi, forse dall'inizio da quando ho aperto Shein, da quando ho cominciato a vedere queste cose, e le avevo messe nella lista desideri, non le ho mai prese. L'ho prese, speriamo bene. Sono dei sandali tutti pelusciosi. Li ho presi quadrati sperando che siano comodi e sono bellissimi. Speriamo. L'altra volta le ho prese rosse e devo dire che ci stavo bene. Vediamo con queste come sta. Provo intanto un pantalone della tuta, le scarpe e il golfino. Allora, con la mia borsettina carina carina, il golfino bellissimo, la tuta ho preso una 44-46, forse un po' esagerato. Nelle recensioni c'è scritto che comunque lavandola un pochino restringe, poi vediamo, vai. Le scarpe sono un po' pazze, però io non sono normale, quindi le scarpe un pochino mi devono rispecchiare, no? Quindi, se il video ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti al canale se ancora non sei iscritto e aziona la campanella, ci siamo divertiti con questo pacco Shein. Ciao a tutti, subito Mannesa.